Buongiorno, eccomi qui con l'ultimo video della settimana. Vi ricordo che domani e dopodomani, sabato e domenica, mi prendo una pausa e che poi ci rivedremo lunedì. Ve lo dico perché qualcuno la settimana scorsa, sabato e domenica, era in attesa e invece non ha trovato nessun video. Oggi voglio cominciare con una piccola novità. Come sapete, mi piace aprire le porte all'espressione artistica, cioè non entrare immediatamente nell'arte così senza, appunto, senza un aiuto. E la porta che voglio aprire da oggi per un po' di volte, anziché essere la poesia, sono i fiori di Bach. Qualcuno che mi conosce sa che li uso da tanti anni in varie modalità. E che ho realizzato un mazzo di carte con le illustrazioni dei fiori fatte da me. Questo semplicemente per dire che anche in questo caso possiamo provare ad aprire la porta all'espressione artistica o semplicemente all'espressione di noi stessi, osservando o leggendo o avvicinandoci a un fiore di Bach, a un fiore che Edward Bach a suo tempo ha scelto. In questo caso il fiore che ho scelto, che secondo me può essere molto molto di aiuto in questo periodo, è Rock Rose. Allora, io nelle mie carte ho descritto, a parte quello che Bach dice, che potete trovare ovunque, ma il suo comportamento in natura, perché ovviamente questo è un fiore, cioè una pianta reale, ok? Allora ve lo leggo. L'elianterno, che è il nome italiano di Rock Rose, è un rampicante folto e ramificato che cerca il sole ed è molto diffuso nel sottobosco, nei luoghi rocciosi e nei prati, nella ghiaia. I fiori gialli, brillanti, si aprono solo alla luce del sole e si possono autoimpollinare premendo i petali contro gli stami. Le sue caratteristiche spine fanno sì che, se una persona entra in contatto con la pianta, rimane come paralizzata dal dolore. Ok, questa è l'immagine che io ho fatto. Avevo utilizzato il collage e oggi voglio provare a farmi ispirare da questo fiore facendo un acquarello. Così non so bene che cosa accadrà. Che cosa mi rimane? Mentre lo faccio vi dico quali sono le sensazioni, i particolari di questo fiore che mi sono rimasti più impressi, no? Perché ovviamente, magari non lo sapete, ma il signor Edward Bach ha scelto le piante in base a come stanno, a come si comportano, a come reagiscono, a come sono in natura. Ok, vi faccio anche vedere dal vivo com'è il fiore. Ok, questo. Come nella realtà. Ok, e adesso cominciamo. Vediamo un po'. Ecco, questa è la scatola dei fiori di Bach, delle carte. Ok, già che siamo qua, ve la faccio vedere. Cominciamo. Allora, abbasso la telecamera e io parto, poi voi mi seguite quando volete. Ok, per cominciare desidero soprattutto partire con questo giallo che mi colpisce tantissimo, che è il giallo limone di questo fiore, no? E quindi lo spargo un po' qui a piccoli gruppetti. Questo è proprio la sensazione che mi dà questo fiore. È questo giallo limone forte, questa luce che da un certo punto di vista mi attira a sé, ma poi abbiamo visto che abbiamo letto che ha delle spine che dicono stammi lontano. Ok, quindi un po' guardami da lontano. Ecco, quindi mi viene da fare proprio questi fiorellini così, a puntini. E poi metto comunque del giallo sparso qua e là, che saranno dei piccoli magari boccioli.
Diciamo che mi viene da fare del giallo concentrato e del giallo sparso. Così. Poi un'altra cosa che mi ha colpito è che diciamo si adatta un po' a tante superfici, ma nel suo nome inglese c'è rock, quindi credo che principalmente, appunto, che possa, mi colpisce che viva, che nasca, che cresca sulla ghiaia, sulla roccia, ok? Quindi è una pianta. Ok, che ha questa caratteristica, quindi giallo sparso. Ok, e giallo concentrato. Ok. Poi mi viene da usare il blu oltremare, anzi il blu di Prussia, cioè comunque un blu scuro, se non avete il blu di Prussia non mi importa, per andare intorno. Userò sempre i puntini, senza andare sul fiore, tutto intorno, ma non sul fiore. Poi se mi viene voglia di fare altri fiori, magari, allora provo a lasciare degli altri spazi bianchi. Ok? Mi rendo conto che ne vorrei fare altri, tipo così. Allora lascio uno spazio bianco. Dove ritornerò con il giallo limone. Torno un attimo col giallo limone ai luoghi dove voglio che ci sia ancora del giallo. Ok. Poi il blu definirà dove effettivamente rimane il fiore dove diventa foglia, perché ormai avete visto che l'incontro fra il giallo e il blu crea il verde, quindi è dove abbiamo il blu che si incontra col giallo che avremo le foglie di questo rock rose.
Poi ci lascerò un po' di spazio metterò dei puntini, adesso li metto, dei puntini piccolissimi neri, che poi quando vado a toccarli avranno quell'effetto di grigio che mi serve un po' per dare il senso della ghiaia, oppure se avete anche un colore nero molto diluito, è lo stesso. Ok. Il senso della ghiaia e il senso delle spine, che poi dobbiamo dare di questo rock rose. Ok, quindi adesso quando poi ci andrò con il giallo, scoprirò che viene un po' fuori di nero, un po' di. E se non basta, poi sono sempre in tempo ad aggiungere nero, grigio, insomma, dare il senso della roccia. Quello che mi piace dire è che quando facciamo, dipingiamo, diamo il senso di qualcosa, ok? Almeno nel mio caso non voglio riprodurre la realtà, ma voglio dare il senso di quella realtà, ok? Portare ai sensi quella realtà. Forse vedete, con questi puntini do quasi più il senso delle spine che della roccia. Quindi magari per il senso della roccia poi avrò bisogno di qualcos'altro. Ecco, l'espressione artistica è questo, no? È anche sperimentare, vedere cosa accade. Io faccio sì che gli strumenti che ho a disposizione mi portino in una direzione e poi posso cambiare direzione a seconda di dove voglio andare o di dove voglio farmi condurre. Non è che devo per forza andare dove mi porta lo strumento, posso decidere di andare dove mi porta lo strumento, posso decidere di farmi condurre, posso decidere di condurre io in una sorta di danza a due in cui un po' lascio e un po' conduco, un po' lascio e un po' conduco. Ok, a me sembra che questi puntini neri a me personalmente danno proprio il senso delle spine, ok? Quindi non è tanto importante che nella realtà queste spine siano fatte in questo modo, ma è importante che quando io le percepisco con i miei sensi, con la vista, eccetera, eccetera, io le percepisca spine. Ritorno un attimo con il blu di Prussia per andare a scurire in certi punti e quindi circoscrivere questi fiori, ok? Circoscriverli così che siano sempre più fiori. Faccio come un piccolo balletto intorno con il blu e questo fa sì che io possa vedere, definire più la forma, diciamo, dei fiori. Rock Rose sta venendo fuori, si sta manifestando. Ok. Quindi in questo caso sto proprio facendo un giro. Come vedete il verde è comparso. Ok, qui faccio questo giro. Ci saranno dei fiori piccoli, un po' a bocciolo, dei fiori già grandi.
Ecco, poi magari non vado su tutto perché diventa lungo, ma voi fate la superficie che più vi piace, più grande o più piccola a seconda di come la desiderate. Spine, mi viene voglia di aggiungere un po' di spine. Quindi le aggiungo un po' di spine qua e là, perché questo fiore, la caratteristica che mi colpisce, oltre al giallo, oltre che al fatto che cresce sulla roccia, è anche che ha delle spine molto, molto pungenti, molto dolorose, cioè voglio dire, se ci si punge è molto doloroso. Quindi possiamo dire sicuramente che è una sua caratteristica. Ok, ritorniamo con un attimo il blu ancora, cercando ancora di definire e di andare a incontrare queste spine, vedere che effetto mi fanno. Chissà se qualcuno di voi l'ha vista in natura, Rock Rose, è capitato di pungersi. Un po' di giallo qui nei buchetti che erano rimasti. Fare tutto il foglio così è molto lungo, quindi ad un certo punto mi fermerò, però poi probabilmente andrò avanti perché mi piace finirlo. Anche no, perché anche così che sfuma nel bianco non mi dispiace oggi, devo dire. Ok, cosa vi ha colpito di questo Rock Rose? Prima di cominciare, chiedetevelo, cosa vi ha colpito? Ovviamente potete trovare anche tutto quello che dice Richard Bach su questo fiore. E come mai è così indicato in questo periodo? Io non mi metto a parlare di questo, voglio che sia l'arte a parlare. E poi sta a voi decidere se approfondire oppure no. Ovviamente questi laboratori sono per gli adulti, sono per i bambini, quindi ai bambini dico, venite, so che ce la possono fare anche senza informarsi troppo. Ai grandi, se hanno voglia, possono approfondire. Ma l'arte è per tutti. Non c'è limite di età. Aumentando il giallo do un po' più di forza a questo verde, gli do un po' più di intensità. Ok, e adesso mi rimane quello che volevo fare, che ho visto nel fiore per dargli un po' più di forza, non so, un po' più di definizione, volendo, vado di giallo oro al suo interno.
Poi metto un po' di giallo oro qua e là per avvicinarmi all'idea di trovare un po' della terra dove è posizionato, no? Qua un po' là, che non è tutto verde, ma tende anche un po' a scurirsi. Posso anche prendere un po' di acqua per sciogliere un po' queste spine. Il giallo oro mi porta un po' di terra, un fondo non omogeneo, un po' sparpagliato qua e là. Prendo un'ultima volta il giallo oro e poi chiudo. Non so quanto tempo sto dedicando a questo video, ma ci vuole il suo tempo per fare qualcosa che soprattutto non è stato più di tanto programmato e progettato prima. Quindi omogenizziamo un po' questo fondo tra foglie, terra, ghiaia, ovunque noi vogliamo che sia. Le spine sono belle presenti. Ok, io potrei, penso di essere pronta a dare il benvenuto al mio Rock Rose. Ok, intensifico un po' di giallo qua. Voilà. Questo giallo è diventato già verde, quindi va bene così. Ok, nato Rock Rose, il Rock Rose di oggi. Aspetto di vedere il vostro Rock Rose. E pensando un po' alla speranza, ok? Buona giornata e buona arte, buon ascolto e grazie.